Benvenuti al webinar di oggi in cui parleremo e introdurremo le novità del software Minitab nella versione 19. Questo webinar è prodotto da GMSL, unico partner in Italia a cui Minitab affida la vendita dei propri corsi e servizi. Allora, Minitab, se già non lo conoscete, è appunto un software standard a livello mondiale per le analisi statistiche e per il controllo della qualità. È utilizzato appunto, come vedete, per analizzare e visualizzare i dati in modo efficiente, trovare delle soluzioni appunto guidate dai dati, data driven, e risolvere az problemi aziendali anche molto complessi. Andiamo appunto ad analizzare meglio le caratteristiche di questo software. Come vedete, il motto della versione 19 è proprio Better, Faster, Easier. Perché? Perché la nuova versione è stata ottimizzata rispetto alle precedenti e quindi serve per rendere le vostre analisi migliori, più semplici e più veloci. Qui c'è un po' un sunto delle nuove caratteristiche e miglioramenti della versione 19. Come abbiamo detto, la versione 19 porterà un modo più semplice appunto per esplorare, per descrivere i dati. Infatti abbiamo un'interfaccia migliorata, come vedremo avremo dei tab per elencare e per mostrare i diversi fogli di lavoro. Avremo una finestra nuova che andrà a sostituire la vecchia session Windows e questa è chiamata appunto Output Pane. C'è un nuovo menu Navigator e la possibilità di vedere con una split view più risultati e confrontarli tra di loro. Sono state potenziate appunto le visualizzazioni grafiche, aggiungendo ad esempio dei grafici sulla regressione, grafici di correlazione e anche aggiunte statistiche come alcuni criteri di selezione dei modelli. Una risposta binaria, il design of experiment con risposta binaria e poi analisi di capacità con intervalli di confidenza. Inoltre sono anche appunto state migliorate le performance, sia nell'editing dei grafici, sono stati modificati i menu e le toolbars, dopo appunto andremo ad analizzarle ad una e c'è un nuovo formato file appunto con cui vengono salvati i file e i progetti. C'è la nuova versione a 64 bit, un miglioramento nei vari algoritmi e poi una grande novità della versione 19 è appunto la versione per Mac, cioè per i sistemi operativi Mac. Vedremo inoltre che assieme alla versione Minitab 19 è anche uscita la nuova versione di Companion by Minitab, non è diciamo una minor release e corrisponde appunto alla versione 5.3. Partiamo appunto dalle prime caratteristiche. Uno spazio di lavoro migliore, semplificato e organizzato. Come abbiamo detto prima, abbiamo un'unica finestra chiamata Output Pane in cui vengono mostrati sia grafici sia risultati statistici. Sul fondo dello schermo, come potete vedere dall'immagine, rimane sempre il nostro foglio appunto in cui troviamo i dati, quindi con colonne e righe. Vedete già sotto, potete notare i tab per i vari worksheet presenti, come alla sinistra notate la finestra del Navigator, appunto, e sopra, come poi era nelle versioni precedenti, i vari menu e la toolbar. Andiamo ad esplorare tutte queste caratteristiche nel dettaglio, una ad una. I tab, vedete sotto il worksheet vero e proprio, cioè la tabella in cui riportiamo i dati elencati a righe e colonne, troviamo appunto dei tab da cui noi possiamo richiamare vari e diversi worksheet. Ovviamente, andando sui vari tab noi possiamo, diciamo, accedere a delle funzionalità dei vari worksheet, quindi basta un semplice clic con il tasto destro del mouse sul tab e vedremo tutte queste funzioni a cui possiamo accedere, ad esempio la possibilità di cancellare il worksheet, rinominarlo, duplicarlo,
o ottenere informazioni proprio su quel worksheet. Ecco qua, un'altra caratteristica importante è la nuova finestra degli output. Prima c'era la cosiddetta session windows che riportava i risultati relativi all'analisi statistici e poi i grafici venivano riportati separatamente in nuove finestre. Adesso invece abbiamo un'unica finestra che appunto viene chiamata Output Pane, in cui vengono mostrati simultaneamente i risultati statistici e i grafici, come potete vedere nelle due figure. Vedete che questo è proprio un modo migliore per riportare risultati, cioè non ci sono più diversi luoghi in cui andare a vedere prima la parte statistica, poi la parte grafica, è tutto riportato assieme contemporaneamente in un'unica finestra. Vedete ogni finestra, il nome del worksheet accompagna sempre i risultati, vedete in questo caso nel grafico. Ed inoltre viene riportato, come vedete appunto nel grafico a destra, quando i risultati non sono aggiornati con i dati correnti. Cioè può capitare che voi modifichiate i dati nel worksheet e quindi il grafico già plottato non sia aggiornato con i dati correnti. Vedete in questo caso Meta vi avverte e vi dà la possibilità appunto dalla finestra di aggiornare i risultati, i grafici con i nuovi dati. Sempre per la nuova finestra degli output, cliccando con il tasto destro del mouse, potete accedere al cosiddetto context menu, in cui trovate delle funzioni per modificare il grafico, l'output, oppure inviarlo diciamo, i più comuni programmi Office come Word e PowerPoint per eventuali presentazioni, oppure inviare i risultati direttamente a Companion. Infatti vedremo che con la nuova versione anche di Companion c'è una maggiore integrabilità e interagibilità tra i due programmi. Ecco qua, più comandi aggiornati. Come dicevamo prima, vi è la possibilità di aggiornare degli output già plottati con dei nuovi dati o dei dati modificati, vedete come prima sia viene riportato sul grafico proprio la dicitura di un'informazione appunto in cui vi sottolinea il fatto che il risultato non è aggiornato con i dati correnti e questo è riportato nei graphical summary, quindi nei risultati grafici, nelle Pareto charts, cioè nei grafici di Pareto, nelle analisi di capacità e anche nei probability plot. Il nuovo navigator, vedete sulla sinistra trovate la finestra del navigator e questo navigator appunto ha un'interfaccia nuova e permette di personalizzare la visualizzazione dei risultati. Vedete appunto come è riportato sulla slide, i group command by worksheet. Sort, cioè ordinamento dal più vecchio al più nuovo o dal nuovo al più vecchio oppure per nome. Ovviamente c'è sempre la possibilità di attivare e disattivare in modo semplice, vedete con la freccetta, e poi la possibilità anche da qui di aprire e chiudere diversi worksheet. Quindi serve questo nuovo navigator, permette appunto di gestire e organizzare i progetti in modo molto più flessibile, di cambiarli tra di loro, di intercambiarli tra di loro in modo semplice. Ecco, un'altra funzione è la split view. Come già vi introducevo prima nella prima slide, abbiamo la possibilità di aprire contemporaneamente diversi risultati in un'unica finestra, cioè nell'output pane, di modo da poter confrontare in modo più semplice e veloce diversi risultati. Come si fa? Basta anche qui un clic con il tasto destro, ovviamente quando è già aperta diciamo un risultato nell'output pane, cliccando col tasto destro possiamo accedere alla split view aprendo contemporaneamente un nuovo risultato da confrontare appunto con il primo. Quindi vedete che questo split view permette di effettuare valutazioni in modo semplice, soprattutto di effettuare dei confronti in modo semplice. Ecco qua, vedete proprio dal risultato, potete affiancare due finestre e quindi confrontare i risultati e i grafici.
Anche qui sono state aggiunte anche delle statistiche, quindi non solo delle migliorie a livello grafico, a livello di impostazione, è stato aggiunto il matrix plot per l'analisi di correlazione. Per quanto riguarda appunto i grafici, se non altro sono stati aggiunti anche dei grafici, il grafico di Pareto per gli effetti per quanto riguarda l'analisi di regressione. Poi sono stati aggiunti diversi nuovi criteri di selezione dei modelli, è stato aggiunto il design of experiment con risposta binaria e poi sono stati aggiunti gli intervalli di confidenza nell'analisi di capacità. E in ultimo il test per il bootstrapping, quindi relativi appunto dei test, dei metodi relativi al ricampionamento. Ecco qua, andiamoli a vedere uno ad uno. Vedete nell'analisi di correlazione adesso è riportato non solo il risultato statistico, ma anche un matrix plot che lo descrive. Quindi è possibile indagare graficamente, in questo caso sulla dipendenza delle variabili. Come abbiamo detto, l'analisi di regressione comprende ora anche un grafico di Pareto per verificare appunto gli effetti, per mostrare gli effetti significativi. Metodi di selezione del modello, ad esempio appunto in un approccio stepwise per la selezione del modello c'è un nuovo metodo che è la Forward Information Criteria e poi sono stati aggiunti altri due modelli. Come altri due criteri, scusate, come la Kaikes Information Criteria e il Bayesian Information Criteria. Per quanto riguarda il design of experiment, è stato aggiunto il design of experiment con risposta binaria. Quindi serve appunto per analizzare in modo semplice i dati di risposta binaria i dati di risposta in presenza di una risposta binaria. O in un esperimento pianificato. Ovviamente tutto ciò è incluso nei disegni fattoriali di screening e in response surface. In questo caso il response optimizer può incorporare risposte sia continue sia binarie. Miglioramenti anche nell'analisi di capacità, come avevamo detto anche prima, in particolare nella normal capability analysis, sono state aggiunte una serie di dati in output prima non disponibili. Come vedete qua trovate elencati un po' di questi risultati aggiunti, ad esempio intervalli di confidenza per gli expected overall, per gli expected within e così via. Eccoli qua, li vedete appunto un po' tutti elencati. Infine, un'ultima aggiunta sono appunto i metodi di resampling o bootstrapping che permettono appunto ad esempio di calcolare intervalli di confidenza oppure effettuare test di ipotesi per statistiche in cui non si ha alcuna assunzione sulla distribuzione. Appunto, sapete, il bootstrap è una tecnica di statistica di ricampionamento che serve per approssimare effettivamente delle distribuzioni campionarie di una statistica e quindi permette di approssimare la media e la varianza di uno stimatore. Accesso semplificato e performance migliorate. Anche per quanto riguarda i menu e le toolbar sono state apportate delle modifiche. Sia nella parte di editing dei grafici e anche nel brushing, in cui era già possibile comunque selezionare i vari dati a partire dai grafici. È stato introdotto un nuovo menu view, dopo lo andremo a vedere nel dettaglio. Come vi dicevo, la command line e la history che si troveranno adesso in un'unica finestra. L'estensione dei file è diversa rispetto alle precedenti versioni e poi anche un miglioramento nelle performance. Abbiamo visto già prima, vi avevo anticipato, la nuova versione 64 bit. E poi infine la versione per Mac. È stato migliorato appunto, come dicevamo, l'editing e il brushing dei grafici. L'editing adesso è disponibile già nel context menu, quindi basta cliccare col tasto destro sul grafico per avere il menu di editing.
Il brushing è molto semplice da utilizzare ed è accessibile. Compare subito la tavolozza e dopo l'applicazione del brushing il worksheet viene messo già in evidenza e le righe in corrispondenza dei dati selezionati vengono subito riportate in primo piano. I menu migliorati, il menu file adesso è più ricco, presenta più opzioni e più funzionalità. Ad esempio, sono state aggiunte le voci Option, Related Document, Manage Profiles, File Security e Run and Exec, quindi presenta già più funzioni, quindi sono stati aggiunte appunto queste funzionalità per rendere più immediato e più facile l'accesso a queste funzioni. Il nuovo menu view, come vi dicevo, comprende appunto queste funzioni, Navigator, Command Line, History, Data and Output, cioè quindi permettono con il flag di visualizzare questi menu all'interno della nostra finestra di visualizzazione di Minitab. Come abbiamo visto prima, il Navigator è portato nella parte sinistra del file, mentre i dati e gli output nell'output main centrale, quindi da qui è possibile gestire un po' tutte le nostre finestre visualizzate all'interno del programma. E da qui appunto possiamo avviare il processo di accesso alla command line in history che viene visualizzata invece adesso vedremo sulla destra dello schermo. Vedete la command line e la history, come vi dicevo, sono vabbè, accessibili dal menu view e sono situate nella parte destra in un'unica finestra. E quindi avete tutti i dati sia per quanto riguarda appunto la command line sia per quelli relativi alla history. Performance migliorate, c'è un nuovo formato file, quindi una nuova estensione. I progetti da formato MPJ passano a formato MPX, i worksheet da formato MTW sono ora MWX. Fatto sta che appunto se io ho dei progetti vecchi creati con Minitab 18, 17 o 16 li posso aprire con la versione 19. La stessa cosa vale per i worksheet creati con Minitab 16, 17, 18, possono essere aperti dalla versione 19. Nuova versione a 64 bit, migliorati inoltre le performance del programma relative appunto al General Linear Model. Infatti, per quanto riguarda il modello lineare, Minitab 19 riesce a restituire i risultati molto più velocemente rispetto a Minitab 19, quasi il doppio più veloce rispetto alla versione precedente. Migliorati anche le performance per quanto riguarda la regressione, regressione logistica, regressione di Poisson, regressione stepwise. I Minitab 19 e file Excel si aprono più velocemente, quindi c'è una miglior, diciamo, comunicazione tra i due software, tra Excel e Minitab. I grafici inoltre vengono prodotti più velocemente, quasi 5 volte più velocemente rispetto alla versione Minitab 18. Quindi, per quanto abbiamo visto, Minitab 19 presenta, diciamo, le caratteristiche, incorpora tutte le caratteristiche delle vecchie versioni che sono state poi migliorate e a cui sono state apportate anche delle aggiunte, quindi non solo l'abbiamo visto, abbiamo delle nuove caratteristiche di visualizzazione e di organizzazione che permettono un'analisi dei risultati migliore, ma ci sono state anche numerose aggiunte di statistiche, di modelli che permettono appunto un utilizzo più approfondito e migliore, effettivamente migliore. Quindi un software come Minitab 19 può aiutarvi in tutte le fasi del percorso di analisi, non solo sulla visualizzazione, ma sulla statistica descrittiva, ad esempio per la descrizione dei risultati, e poi anche sulla diagnostica, parliamo di test statistici, quindi statistica inferenziale, e anche per creare dei veri e propri modelli di predizione. Qui sono portati appunto modelli di regressione, ma poi conosciamo appunto, ad esempio, i disegni sperimentali,
che possono essere utilizzati appunto per progetti di ottimizzazione o anche quali predizioni. È arrivato Minitab per Mac, questa è una grande novità perché nelle versioni precedenti Minitab era un software solamente disponibile per Windows, per Mac era solo disponibile la versione Express che comunque era molto ridotta, invece in questo caso c'è una vera e propria versione completa anche per il Mac. Vedete, l'interfaccia è pressoché simile a quella che vi ho descritto precedentemente, cioè trovate sempre i tab per i worksheet, il nostro worksheet nella parte sottostante del foglio e poi l'output pane. Quindi nella versione 19, diciamo, anche la versione per Mac è effettivamente paragonabile e confrontabile alla versione di Minitab 19 per Windows, se non per alcune piccole funzioni, alcune piccole differenze che andremo poi ad analizzare in un prossimo webinar. Infine abbiamo visto anche, forse vi anticipavo prima, la nuova versione di Companion, la 5.3, una minor release che però presenta anch'essa delle novità rispetto alla precedente. Delle novità soprattutto relative all'integrabilità, all'interagibilità tra Minitab e Companion. Infatti, come avevamo visto prima, nel context menu è possibile già inviare dei risultati da Minitab a Companion direttamente, quindi andando proprio sul singolo risultato è possibile inviarlo a Companion con pochi clic. È possibile inserire progetti Minitab nella roadmap di Companion e quindi gli aggiornamenti verranno salvati automaticamente in Companion. Quindi, inserendo i progetti nella roadmap, questi si riescono ad aggiornare in modo automatico in Companion. Ed inoltre è possibile importare dei modelli creati in Minitab direttamente nella simulazione Monte Carlo di Companion. Andiamo ora ad esplorare Minitab 19 direttamente dall'interno. Andiamo a vedere un po' tutte le cose che abbiamo visto precedentemente nella presentazione, andiamo ad esplorare i menu e le nuove funzioni. Come vedevate già prima, abbiamo lo spazio per il worksheet qui in basso, come era poi effettivamente nelle precedenti versioni, e proprio sopra notiamo l'output pane, cioè la finestra in cui dopo andremo a visualizzare i nostri risultati, sia statistici sia grafici. Qui a fianco troviamo il navigator, come abbiamo visto prima, e sopra i menu con le toolbar. Troviamo inoltre un'altra barra qua sotto, vedete, in cui vi è la possibilità di cambiare in modo veloce e rapido visualizzazione. Vedete, qua abbiamo selezionata la visualizzazione che ora vedete, cioè con la tabella e sopra l'output pane, cliccando qua vedete Data Only, troviamo a tutto schermo proprio il worksheet con i dati, oppure dare a tutto schermo l'output pane di modo da poter analizzare in modo dettagliato i risultati. Andiamo a visitare anche magari per chi non ha familiarità con il software Minitab un po' tutti i menu a disposizione. Ah, nel menu file troviamo i consueti menu, quali new per la possibilità appunto di iniziare un nuovo progetto o addirittura aprire un nuovo worksheet, open per aprire progetti già esistenti, già creati, quindi aprire dei Minitab project oppure degli worksheet, o anche come è scritto appunto lì, dei worksheet di Excel. Infatti potete importare direttamente i vostri dati da Excel. Poi menu per salvare i vostri progetti, nonché abbiamo visto un menu aggiunto, quello appunto per diciamo run an exec per le macro, quindi per eseguire le macro.
E poi appunto altre aggiunte sono state il menu opzione, relativo alle opzioni, options, per vedete, customizzare le funzionalità di default e modificarle. Poi vabbè, c'è il menu edit in cui trovate appunto le funzionalità tipiche di questo menu, c'è la possibilità di annullare un comando, nonché cancellare, copiare, incollare. Nel menu data troviamo delle funzionalità per manipolare i vostri dati. Vedete la possibilità di creare dei subset, di splittare, di impilare, di ordinare i dati e così via. Il menu calc permette di eseguire operazioni. Dalla banale calcolatrice permette appunto di eseguire calcoli statistici, calcoli, scusate, aritmetici, a veri e propri calcoli statistici, distribuzioni di probabilità, resampling, come abbiamo già accennato in precedenza, e così via. Il menu state è un menu molto importante perché proprio qui risiedono tutte le funzioni fondamentali di Minitab inerenti alla statistica. Quindi, partendo dalle basic statistics, cioè le statistiche di base descrittive, possiamo passare alle regressioni, diversi tipi di regressione, vedete regressione nominale, ordinale, binaria, la nova, modello di analisi della varianza. Un menu dedicato al design of experiment, vedete screening, factorial, response surface e così via. Control charts, menu dedicato alle carte di controllo. Quality tools, appunto, relativo all'analisi di qualità, la statistica per la qualità, quindi magari il Pareto chart, i gauge study, analisi di capacità. Menu relativo alla reliability, multivariate, quindi ad esempio analisi multivariate, l'analisi delle componenti principali, l'analisi fattoriale, menu time series, appunto per la creazione di ad esempio time series plot, cioè grafici di serie temporali, menu tables per la creazione di tabelle di diversi tipi. Non parametrics, quindi test non parametrici, test di equivalenza e poi potenza e dimensione del campione per diversi tipi di test statistici o per modelli. Il menu grafi invece comprende tutta una varietà di grafici, ecco, vedete anche velocemente che sono presenti effettivamente tutti i grafici statistici di cui potete aver bisogno, appunto, quindi trovate tutti i fondamentali e non solo grafici statistici a disposizione. Poi troviamo il menu view, che è proprio quello che ha il maggior numero di novità, no? Abbiamo visto prima che presenta la possibilità di aprire il navigator, vedete con un clic possiamo togliere e inserire il navigator, la command line and history sulla destra, ecco qua, abbiamo visto anche prima. Possiamo cambiare le visualizzazioni e per quanto riguarda questi tre comandi, come vi ho detto prima, abbiamo anche i comandi rapidi qua sotto, quindi c'è la possibilità appunto di modificare la visualizzazione dello schermo. Il menu help, a cui è possibile accedere all'help online, in cui potete trovare non solo delle istruzioni, dei suggerimenti, ma anche dei veri e propri esempi di utilizzo per i test statistici che vi occorrono. Ed infine, ultimo ma non meno importante degli altri, anzi molto importante, è il menu assistant. Il menu assistant vi permette di eseguire le analisi in modo guidato, cioè attraverso dei diagrammi di flusso, l'assistant vi può guidare nelle vostre analisi. Se ad esempio non sapete bene come procedere, cosa fare, l'assistant vi aiuta passo passo ad impostare e a effettuare la propria analisi e non solo, vi aiuterà poi anche
a decifrare i risultati della vostra analisi con una spiegazione semplice, discorsiva e appunto di facile comprensione anche per, diciamo, i non addetti ai lavori. Vedete che nel menu assistente infatti sono presenti un po' di funzioni che abbiamo già ritrovato nel menu stat, quindi per quanto riguarda analisi statistiche, capability analysis, test ipotesi, regressione, design of experiment, ma avviando l'analisi da qui possiamo avere tutti i suggerimenti e tutte le facilitazioni di cui parlavamo in precedenza. Allora, proviamo ad aprire adesso un file contenente delle analisi, così vediamo un po' tutti questi campi popolati. L'ho già aperto, ecco qua. Vedete? Qui abbiamo popolato il campo relativo ai dati, il nostro worksheet. Vedete qua il tab per i worksheet. Come vi ho detto prima, cliccando col destro, vedete tutte le possibilità d'azione su questo worksheet, cioè cancellazione, la possibilità di rinominare il worksheet, duplicarlo, descrizioni e informazioni. Sul navigator ho tutta la serie delle analisi che ho già effettuato, ad esempio qua box plot. Vedete nella mia output pane ho riportato il box plot, ecco qua, se voglio vederlo in completezza, ecco qua. Vedete, cambio un po' di risultati, ecco qua. Qua vedete, come vi dicevo prima, nel mio output pane ho la possibilità di unire risultati statistici e grafici. Ecco qua. Vedete qua, ad esempio, l'analisi degli effetti principali. Poi un'altra cosa che abbiamo visto prima interessante è la possibilità di aprire in modo affiancato con la split view diversi risultati per poterli poi confrontare. Come si faceva? Appunto, abbiamo detto cliccando con il tasto destro. Vedete, noi in questo modo abbiamo aperto la prima finestra. Andando su un'altra finestra, cliccando il tasto destro, si può, andando su Split View, appunto Open Split View, vediamo, apriamo in modo affiancato una nuova finestra e qui quindi possiamo confrontare i due risultati in modo parallelo. Quindi questo è sicuramente un modo semplice e veloce per poter analizzare e confrontare i risultati. Andiamo ora a vedere com'è strutturata la nuova versione di MiniTab 19 per Mac. Vediamo appunto come si presenta il software e quali sono i principali menu che compongono il programma. Allora, possiamo vedere assieme che effettivamente quello che ritroviamo nella pagina iniziale, appunto, una volta aperto il software, è più o meno la stessa che ritroviamo poi nella versione per Windows, cioè è formata da il nostro output pane, e vedete, questo è uno scritto MiniTab in cui poi verranno riportati tutti i risultati. Poi abbiamo la parte dedicata appunto ai dati, infatti negli worksheet dove vedete qua è vuoto, però poi saranno contenuti i dati, e sulla sinistra troviamo invece il nostro navigator. Nella parte soprastante vedete come poi è solito nei programmi Mac appunto, troviamo il menu MiniTab in cui possiamo appunto trovare le informazioni sulla versione installata, sulla licenza installata. Il menu File è il primo menu che incontriamo del programma in cui si può aprire diciamo un nuovo progetto, un nuovo foglio di lavoro oppure salvare il foglio di lavoro che si sta utilizzando. Menu Edit in cui sono disponibili tutti i comandi di modifica, ossia taglia, copia, incolla e così via. Menu View, anche qui abbiamo visto già nella parte relativa a MiniTab 19 per Windows, sono state riviste un po' tutte queste funzionalità relative alla visualizzazione. Vedete, da qui è possibile quindi cambiare la modalità di visualizzazione da data ed output a solo dati, come vedete,
Non solo, oppure solo output. Quindi da qui possiamo andare ad operare ed agire sulla visualizzazione. Altri menu disponibili in altri sottomenu, scusate, disponibili sotto il menu View sono appunto i menu di zoom, di focus e tab. Nel menu relativo ai dati, come per la versione Windows, abbiamo qui la possibilità in questi menu di riarrangiare, sistemare i nostri dati, cioè creare dei subset, splittare, ordinare, impilare dati e così via. Menu Calc, anche questo è un menu che troviamo nella versione Windows, troviamo calcolatrice, calcoli di tipo statistici, funzionalità relativa alla distribuzione di probabilità, al resampling e bootstrapping, che sono funzionalità introdotte nella versione 19. Infatti già da qua possiamo dire, diciamo, che quasi tutte le novità che sono state portate nella versione 19 per Windows sono state introdotte anche nella versione 19 per Mac. Il menu stati è completo, è come quello che trovate per Windows, quindi trovate in questo menu andate a trovare trovate sia le basic statistics, cioè le statistiche di base, ma anche le regressioni, il menu ANOVA, il menu per il design of experiment, eccolo qua. Screening, Factorial, Response Software, Mixture and Taguchi, Control Charts, Quality Tools, Reliability. Vedete, sono proprio gli stessi menu che ritrovate poi anche nella versione per Windows. Menu Graph. Vedete, abbiamo lo scatter plot, matrix plot, Instagram dot plot, quindi tutti i grafici che possono appunto servirvi per visualizzare le vostre analisi e i vostri dati. Inoltre, menu Windows, vabbè, relativo allo zoom, minimizzazione della finestra. E poi, infine, il solito menu help, che vi può ricondurre al sito di Minitab per ottenere ulteriori informazioni oppure degli esempi sull'utilizzo del software. Rimettiamo appunto la visuale iniziale a cui abbiamo, vedete, sui layout degli shortcut qua, in cui è possibile appunto customizzare la visualizzazione della pagina. Diamo un'occhiata ora, proviamo ad aprire un file di modo da vedere come visualizzare. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo aperto un file, vediamo che ora il nostro worksheet è popolato dai dati. Qui nel Navigator abbiamo tutti i risultati delle nostre analisi già prodotte, proviamo ad aprirne qualcuna, vedete ad esempio Boxplot, vogliamo vedere massimizzare aumentare la grandezza della finestra dei risultati, ecco qua, vedete. Ci sono poi tutte le funzionalità che abbiamo già visto per la versione 19 per Windows, come dicevo prima, quindi la possibilità ad esempio di confrontare diverse analisi con la split view, no? Vedete, se io apro questa finestra di analisi, nella versione Windows utilizzavamo il tasto destro, con il Mac basta fare Ctrl click per avere appunto la possibilità di aprire la split view, quindi come vedete si aprono anche in questo caso le due finestre una a fianco all'altra, di modo da poter confrontare tutti i risultati che mi possono servire, appunto. Bene, come avete visto, la nuova versione si mantiene, diciamo, più o meno come quella per Windows, quindi possiede tutte le funzionalità di cui solitamente potete e dovete avete bisogno di utilizzare. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando per ulteriori informazioni al sito www.gmsl.it/minitab.